Oggi vi mostro la strada del ritorno. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video che volevo fare da tantissimo tempo. Ho accumulato il materiale da quasi un anno perché ho in mente questo progetto che mi porto appresso veramente da tanto tanto tempo. Finalmente sono riuscita a realizzarlo. Ho voluto realizzare un centro tavola lume di candela, diciamo così, a forma di faro. E ce l'ho qui con me tra le mani, volete vederlo? Ta-da! Guardate che bello! E udite, udite, guardate un po', con candelina. E le nostre scene potranno essere illuminate dalla luce confortante del faro. Così non ci perderemo più negli occhi della persona che ci sta dinanzi, ma rimarremo ancorati e saldi sulle nostre posizioni. Basta dire cavolate, spostiamoci di là e andiamo a costruire il nostro faro centrotavola. Vediamo chi indovina con cosa è fatto. Un tavolo pieno di materiale come non si vedeva da tanto tempo su Arte per te, per un progetto di riciclo a tutto tondo, riciclo creativo veramente a 360 gradi. Oggi sono molto contenta di fare questo centro tavola a forma di faro. Allora, il materiale che ci occorrerà sarà un tubo di Pringles, poi un altro barattolo di questi sempre di cartone, così, questo era il barattolo dell'orzo, ancora sporco, ora lo devo andare a pulire, comunque un altro barattolino di questo genere, pistola colla a caldo e secche, scotch carta, un paio di forbici, una squadretta, matita e penna, un tagliabalza, dell'acetato, questa carta lucida che fa questo rumore, insomma la copertina dei libri fatti con le fotocopie per intenderci. Se le avete potete usare delle spatoline, ma non sono necessarie. Dei pennelli, io li ho quasi tutti piatti e uno piccolissimo a punta. Dei colori acrilici, io sto usando quelli Crelando della Lidl che per i lavoretti vanno più che bene. Dei piattini in plastica, questi sapete cosa sono? Questo è un altro riciclo che io uso abitualmente come sottobicchiere quando Enzo mi poggia i bicchieri sui mobili per non fare scolare l'acqua. Questi sono i vassoietti delle Mooncake, queste briochine pan di stelle di che sono del Mulino Bianco mi pare, e vengono servite appunto con questi vassoietti che io poi lavo e riciclo. Un pezzettino di rete, questa è la rete verde, quella che serve per metterla tra le ringhiere dei balconi quando avete bimbi piccoli per non fare buttare giù roba, o appunto dove ci sono gli steccati come contorno. La vendono a metraggio, ma se chiedete in un ferramenta di darvene una striscetta non credo che obietterà. Poi una pasta di struttura, questa è della Crelando. Le paste di struttura sono delle paste che sono ruvide, vi faccio vedere, hanno della pomice o degli inerti dentro che le rendono ruvide. Potete farle anche con Vinavil, un inerte, quindi una sabbia, e dell'acrilico bianco se non ne avete. Poi un lumino di questi a luce fredda elettrico che simulano le candele. Poi ci servirà un tappo così tondo, questo è un tappo di un deodorante, e poi un altro tappino, io lo prenderò da questa scatolina in legno che avevo a casa, ma ci servirà un piccolo tappino che dovrà essere messo sopra il vano che accoglierà il nostro lumino, in modo da poterlo aprire e chiudere con agevolezza per accenderlo e spegnerlo. E poi ci serviranno delle pietroline, io ho comprato questi sassolini all'IKEA, non costano tanto, 1,90 l'intera confezione, si chiamano Coolort, che nomi, e vedrete come le useremo. Bene, basta così, bastano queste poche cose per iniziare il nostro progetto, iniziamo subito. Come prima cosa prendiamo il nostro scatolo di Pringles e dobbiamo creare una struttura che non sia così dritta ma che sia leggermente conica. Quindi partendo dall'apice e senza farci male perché queste confezioni sono abbastanza coriacee,
togliamo una fetta più o meno così di barattolo, ma la dobbiamo togliere creando una sorta di triangolo. Quindi mettiamo dritta la confezione, puntiamo a squadra, così tracciamo una linea dritta. Io spero che si veda, ora vi faccio vedere. Ok, tracciate la linea dritta a penna, così. Quindi avremo questa linea in mezzo a questi due punti. Quindi congiungiamo il vertice, che sarebbe questo, alla base, creiamo questo triangolo che poi taglieremo. E due. Ok? E adesso, piano piano e senza farci male, rimuoviamo l'eccesso col tagliabalza. Ok, arrivati a questo punto, abbiamo fatto questa cosa da questo lato, facciamola anche nella parte anteriore. Questa cosa è necessaria affinché il faro, quando lo poggiate, non sia portato tutto in avanti, ma si chiuda tubolarmente e affusolatamente, stando dritto. Quindi sembra una cosa in più, ma lo spicchietto triangolare dobbiamo farlo da entrambi i lati. Ok, a questo punto ricostituiamo un bel cerchio e fissiamo il tutto con lo scotch carta, che sarà un nostro grande alleato. Diamo la forma tondeggiante con le dita, quindi mummifichiamo il nostro faro avvolgendolo nello scotch carta. Ok, arrivati a questo punto, quello che avremo sarà questo, il corpo del faro. E allora qui dobbiamo decidere dove sistemare l'ingresso e le finestrelle. Eh sì, perché ogni faro che si rispetti ha un bel portoncino, che io lascerò a mo' di faro proprio rupestre, quindi aperti. Non farò le rifiniture del portoncino e di quant'altro, non farò gli infissi, diciamo così. E poi la scala a chiocciola, quindi con le relative finestrelle che salgono a chiocciola, quindi fatevi bene il conto. Dopodiché apriamo le nostre finestrelle tutte quante. Attacchiamo la nostra pistola a caldo e nel frattempo ricaviamo il cortiletto entro cui ospitare il nostro faro. Un cortiletto che sia più o meno così, quindi grande quanto lo scatolo dell'orzo. E allora, cosa facciamo? Io prenderò proprio la base, non questa qua, ma questa col tappo apribile, che comunque poi salderò alla confezione, perché lo trovo più stabile rispetto a questo che è di cartone. Allora, cosa facciamo? Prendiamo le misure anche qua. Qui dobbiamo essere un po' più precisi, ma non di tanto. Quindi prendiamo l'altezza che desideriamo. Io in questo caso lo farò di circa 2,5 cm. Faccio vedere, anzi lo facciamo di 3 cm, lo facciamo di 3 cm alto, quindi dalla base sino a qui, e poi piano piano prendo tutti i 3 cm e andrò a tagliare. Piano piano, anche con la riga posso farlo, congiungo così molto approssimativamente i punti che ho preso e taglio. Ed ecco quello che abbiamo. Con la colla a caldo assicuro il tappo al resto del corpo, quindi metto un po' di colla a caldo senza eccedere, perché sennò potrebbe fondere, e chiudo definitivamente così la confezione in modo che non si apra più. Quindi anche qua creo un'apertura che funga da ingresso per il porto, no? Adesso poi in un secondo momento adageremo questo qua dentro in questa maniera.
in modo che ci sia la doppia apertura e che sia agevole entrare all'interno del faro. Prima di andare avanti però voglio che, siccome ha due aperture, il faro tenderà ad assumere una connotazione oblunga. Allora, per farla stare tonda c'è bisogno di una ghiera che la tenga tondo. Miglior ghiera dei tappi dei bicchieri da caffè non c'è. E allora cosa faccio? Metto la colla a caldo sul bordo questa volta, così. E stando attenti a non bruciarci, mi raccomando, chiudo il tappo usandolo appunto come ghiera che tenga in forma il nostro faro. Ta-da! Adesso è tondo e rimarrà tondo per sempre, si spera. Ora cominciamo a decorare il nostro faro. Per questo io ho scelto di usare la pasta crelando per la struttura, quindi una pasta appunto che sia innanzitutto bianca e poi che abbia, come vedete, una struttura abbastanza granulosa. Ok, quindi mettiamo l'intonaco al nostro faro. Ora è bellissima questa cosa. Io vi sto dando l'idea così, ma che ne direste se facessimo anche il presepe in questa maniera quest'anno? Ci cimentiamo in una cosa di questo genere? Vi andrebbe? Fatemelo sapere tra i commenti. Tutto il faro, mettiamolo ad asciugare. Adesso quindi occupiamoci del cortiletto che conterrà il faro. Voi mano a mano fate sempre meno attenzione alle mie mani che si ridurranno una schifezza, ma non importa. Allora, per il cortiletto cosa ci occorre? Ci occorrono le pietroline, ok, e la colla a caldo e molta pazienza e soprattutto molta attenzione a non farci male, va bene ragazzi? Perché noi cosa dobbiamo fare? Prendere la colla a caldo e tac 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 fare aderire le pietroline e mano a mano alloggiarle all'interno a coprire appunto tutti i buchi. Potete farlo anche con una colla normale che non sia a caldo, ma la tenuta sicuramente sarà inferiore. Ok, quindi ricoprite tutto con questi sassolini e questo darà anche maggiore stabilità al faro, ponendo appunto una base abbastanza pesante. Fare in modo che anche se fate una cena all'aperto non volerà via il vostro centro tavola. E poi con la pasta di struttura sempre rifiniamo anche la parte interna del nostro muretto di recinzione. Vedete come viene tutto tempestato di sassolini, e dove non ci sono i sassolini non vi preoccupate, ci sarà presto la pittura a ricoprire tutto. Quindi prendiamo di nuovo la nostra spatolina e piano piano così sull'interno ricopriamo il muretto. Lasciamo asciugare il tutto, ma nel frattempo dipingiamo la parte esterna. E ora con un po' di acrilico bianco cerco di dare un tono a tutto, sperando che le pietroline perdano un po' di nero. Esatto, sì! Sperando che le pietroline perdano un po' di nero e questo muretto risulti un po' grigiastro piuttosto che totalmente bianco. Ok, fatta la base, lasciamola asciugare e procediamo con la costruzione del nostro faro. Adesso dobbiamo preparare gli altri pezzi. Come prima cosa io colorerò questo piattino di rosso, quindi direttamente il rosso sul piattino
e lo spanderò per tutta la sua superficie. Colorato lo lascio asciugare. Adesso con un po' di blu andrò a colorare la cupolina, che servirà proprio da cupolina del faro. Il dentro non è necessario farlo, anche il tappino, che dovrà stare sotto alla cupolina, lo coloriamo di blu. Nel frattempo prendiamo anche un tappo da caffè e coloriamo anche su questo i bordi di blu. Togliamo la nostra candelina e adesso dobbiamo preparare la ringhierina per il balconcino del porto. Prendo la rete, prendo un paio di forbici e riduco il tutto a una semplice striscia di quadratini. E avrò questo, che dovrò dipingere anch'esso di un colore, o nero o bianco, insomma fate la ringhiera del colore che preferite. La mia ringhierina andrà alloggiata qua dentro, quindi prenderò la misura di quanto deve essere lunga. E allora, perfetto, devo tagliare fino qui. E guardate, no, devo tagliare fino a qui, quindi prendete la misura e ritagliate. Quindi ritagliate e dipingete la vostra ringhiera di nero o di rosso o del colore che preferite. Bene, a questo punto tutti i nostri pezzetti sono pronti, però io questi qui li farei asciugare ancora un attimo prima di procedere con l'immissione di questi pezzi vorrei decorare proprio il corpo del faro, perché tutto bianco adesso lo è asciutto, l'ho aiutato anche passando il phon in maniera discreta, cioè da lontano, quindi non bruciatelo, e adesso voglio appunto fare le decorazioni sul mio faro. Cosa faccio? Prendo un po' di acrilico, adesso piano piano andrò a fare una striscia rossa tutto attorno al faro. Ovviamente, se non vi viene bene a mano libera, voi mettete dello scotch carta sotto, sopra, e andate a fare la striscia e poi rimuovete lo scotch carta. E adesso decidiamo quanto vogliamo fare alta la lanterna del nostro faro, perché naturalmente il nostro faro deve avere una lanterna, e quindi io prenderò dall'acetato una misura pari a 7 cm. Più di questo mi sembra eccessivo, forse dovrò anche accorciarlo un pochino, non lo so. Tiro la linea sul nostro foglietto di acetato e ritaglio la parte che mi interessa. Con la base della scatolina invece farò appunto il recipientino per la nostra candelina, quindi anche questo andrà pitturato. Il rimanente corpo della scatolina invece dipingiamolo tutto di rosso. Allora, adesso cominciamo ad assemblare il tutto. Prendiamo il nostro sottobicchiere, il nostro tappo del caffè e guarniamolo con la ringhierina, così. Allora, per fare questo non occorre altro che mettere dei punti di colla a caldo qua nel binario del tappino, occhio che è tutto molto caldo, e inserire così con molta nonchalance la nostra ringhiera, anche perché avevamo preso le misure, quindi non può che essere giusta la misura. È fantastica! Ok, abbiamo il nostro fondo della scatolina, prendiamo, io sporco sempre l'acetato con le mani sporche, fa niente, prendiamo il nostro acetato, arrotoliamolo leggermente, anzi, prendiamo la nostra scatolina, mettiamo qualche punto di colla a caldo, ne metto 3, dopodiché, prima che il tutto si asciughi, arrotolo in maniera fitta
il mio acetato e lo rilascio all'interno, facendo attenzione che aderisca ben bene. Chiudo, tengo la misura, che è questa, e nella puntina superiore metto anche qui un punto di colla, ma proprio un'inezia che mi faccia chiudere la lanternina, ma che comunque non si veda una volta che chiudo la scatolina. Fatto ciò, questo sarà il vano di alloggio per la mia lanterna, no? Ok, visto? Adesso assembliamo il tutto, perché questo a sua volta dovrà essere alloggiato qua dentro. Quindi, colla, non tantissima, se no si scioglie la plastica sottostante, e appiccichiamo così. E a sua volta questo, il sottobicchiere, andrà messo qui. Troppo, troppo carino. Fatta la parte superiore del nostro palo, manca ancora un pezzo, che sarebbe la capocchia del faro. Colla a caldo sul bordo interno, su tutto. E appiccichiamola velocemente al centro. Tac! Yeah! Ah, questo potete farlo anche con le sorprese del Kinder Sorpresa, se non avete un tappo deodorante così tondino. Adesso prendiamo la base e prendiamo il corpo del faro. Ta-da! Che ancora è fresco, quindi devo stare molto attenta a dove metto le mani, se no impiastriccio tutto. Colla a caldo, come se non ci fosse un domani, sul bordo inferiore, e vado a poggiare. Ah, a proposito, devo fare combaciare i portoncini, ecco qui. Ta-da! L'ingresso deve essere davanti, ovviamente. Quindi, una volta messo su questo, dobbiamo mettere, come ve lo faccio vedere, questa parte qua sopra. Adesso io lo faccio qui con voi, da questo lato, metto qui su tutto il bordo la colla a caldo, voilà, prendo la lanterna e l'appoggio. E ho deciso di attaccare la ringhierina anche su tutto il bordino, perché mi piace di più, è più ricca e più carina. Quindi metterò la colla a caldo su tutto il bordo di un'altra ringhierina che ho creato, e piano piano la appoggerò, la insinuerò nel mio faro. Bene, fatto anche questo, diciamo che il più è fatto. Ma ora ve lo fotografo e accendo la lanterna, che ovviamente si può accendere facilmente, basta fare così, clic, reinserire e chiudere, e le nostre cene saranno illuminate. Ok ragazzi, vi faccio le foto e noi ci rivediamo dopo. Che questo è lo scatolo dell'orzo, che questo è il tappo di un deodorante, sono sicura di no. A mio figlio è piaciuto tantissimo, a mio marito anche, ha detto wow, sembra comprato, il che non so se è un complimento, ma diciamo di sì, dai dai. E per deliziare le vostre cene estive, immaginate un terrazzo con tutti questi come centro tavola, messi magari di lato con una bella composizione verde, stupendi. Bene, spero di aver allietato una vostra cena estiva
con il mio bel faro. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice in su per questo progetto originale Arte per Te. E noi, io vi aspetto sempre su 2 con una K, dove preparare una cenetta da abbinare a questo faro, e su Ombretta, dove fare 4 chiacchiere insieme. Per il resto vi aspetto su Facebook e su Instagram, dove troverete anche le foto di questo bellissimo faro. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, e non vi perdete, seguite il faro.